TV Radicale, secondo chiusura ormai del secondo giorno di congresso di radicali italiani. Siamo con Raffo Ferraro che ha appena scritto recente, se non sbaglio, appunto quest'opera, un libro si chiama On the Rocks, e ce lo illustra, ci dice un pochino anche di che parla e soprattutto come è organizzato internamente. È molto interessante. Intanto agevoliamo con la copertina alla telecamera, facciamo un adeguato zoomino e intanto puoi cominciare a illustrarci di che parla. Beh, innanzitutto la copertina, come potete vedere, è già una scoppiazzatura dalla copertina di un album dei Rolling Stones. Abbiamo ripreso lo stesso fondale e la stessa posizione che hanno Mick Jagger e Keith Richards nella copertina di Black and Blue dei Rolling Stones. Il libro io lo chiamo un romanzo musicale perché ognuno dei capitoli di questo libro ha il titolo di una canzone e nel prologo una voce narrante guarda la sua collezione di dischi e poi all'inizio di ogni capitolo seleziona, prende in mano un disco e da questo trae spunto per fare una recensione sul gruppo, sulle esperienze, sui concerti relativi a questo artista o a questo gruppo, e poi ogni capitolo è segnato da una cesura che è una frase della canzone e segue una seconda parte del capitolo a romanzo che narra una parte della vita o un'esperienza di questa voce narrante in qualche modo collegata alla canzone che l'ha preceduto. Entrai, diciamo, negli ambienti radicali, la presenza della musica rock è un po' scarsa, che pensi di questo? Ma in realtà io penso che magari con Michele De Lucia, con cui ho visto un concerto di Lou Reed, o con Andrea De Angelis, con cui condivido la passione con i Rolling Stones, in realtà questa passione c'è. E in questo libro il capitolo in cui si parla di politica e si parla di politica radicale, io l'ho chiamato Search and Destroy, della canzone degli Stooges, e l'ho voluto chiamare con questo nome distruttivo per caratterizzare la differenza della politica radicale rispetto a quella degli altri soggetti e la non volontà di scendere a compromessi intesi non come compromessi di buona politica, ma intesi come compromessi di poltrone, di consiglieri comunali, di assessori. Noi, tanto per farti sapere e far sapere al nostro pubblico, su TV Radicale possiamo vantarci di essere l'unico contenitore vagamente radicale, insomma, ambiente radicale, che contiene un concerto rock. C'è tutta quanta la sequenza del concerto rock, possiamo dire anche di chi, ovviamente, dei Back Home, che sono il gruppo dove milita Dino Malafioti al basso e Aurelia Versa alla voce. Quindi, insomma, ci contraddistinguiamo anche per questa piccola particolarità. E interverrai al congresso? Sei intervenuto? Sei stato presente in qualche commissione? Sono stato presente alla commissione Internet e Forma Partito, cui ho assistito con molto interesse, anche se mi sarei aspettato che la commissione fosse più incentrata sulla forma partito, e invece, per quanto sia interessante, ho visto che l'attenzione è stata focalizzata soprattutto sulla parte di Internet. E nella plenaria sono iscritto a parlare e penso che interverrò domani sera. Raffo, tu di da dov'è che vieni? Io sono di Treviso, sono il segretario dell'associazione Veneto Radicale, che comprende le province di Treviso, Venezia, Padova e Vicenza. E infatti proprio di questo volevo parlare. TV Radicale ha proprio come mission quella di dare voce alle varie realtà locali radicali. Siete, diciamo, strutturati in questa associazione, numerosi, riuscite ad avere un minimo di operatività politica? Beh, noi per il secondo anno consecutivo abbiamo un ulteriore rappresentante nel Comitato Nazionale, oltre a quelli che eleggiamo al Congresso, grazie al raggiungimento dei 25 iscritti radicali italiani. Siamo in ballo con molte iniziative, in particolare essendo di Treviso Paolo Ravasin, siamo molto impegnati negli ultimi anni sul fronte del testamento biologico, e in questo preciso momento abbiamo in corso un'istanza per la nomina di suo amministratore di sostegno, del fratello, con i poteri di far rispettare le sue volontà di fine vita,
che sono volontà che vanno a cozzare con la legge in discussione in Parlamento, in particolare nelle previsioni di interruzione dell'alimentazione e idratazione artificiale qualora si dovessero rendere necessarie, perché oggi Paolo ancora si nutre e si idrata naturalmente. È chiaro che noi speriamo che questa legge venga affossata in Parlamento, ma qualora passi, questa iniziativa giudiziaria ci dà il là per poterla portare innanzi alla Corte Costituzionale e chiederne immediatamente un giudizio di costituzionalità. Raffo, qui al Congresso ovviamente, come sappiamo, alla fine ci saranno tutti gli iscritti che voteranno le cariche elettive, tesoriere, segretario e presidente. Pensi dai rumori, un pochino che girano, che ci saranno delle ricandidature, con delle possibili riconferme o degli outsider che si candideranno? A parte adesso il discorso comitato, parlavo proprio delle cariche elettive. Ma mi sembra che questo congresso per ora possa essere paragonato, tanto per restare nell'ambito rock, a una canzone degli Slint o dei Sonic Youth, in cui non si capisce mai il punto in cui decolla e si decolla. E quindi se per ora, ad oggi, alla fine del secondo giorno, sembra quasi scontata la riconferma delle tre cariche, sappiamo che è questione di ore e tutto questo può cambiare, possono aprirsi nuovi scenari. Staremo a vedere. Parliamo di ore, perché hai qualche riferimento preciso? No, perché domani io credo che il congresso entrerà nel vivo, è possibile che ci sarà anche l'intervento di Marco Pannella, che nei nostri lavori dà sempre un contributo autorevole e importante, e poi tutti sappiamo che domani sera ci sarà la famosa riunione di direzione, in cui direzione e giunta, perché allargata, si riuniranno e valuteranno cosa fare, comunque senza dimenticare che l'anno scorso la direzione diede un'indicazione alla presidenza diversa da quella che poi fu la scelta che fece il congresso. A questo punto ringraziamo Raffo Ferraro, agevoliamo di nuovo il libro. Ragazzi, magari se mi fate uno zoometto sul libro. Possiamo dire un'ultima cosa sull'elezione? Certo, certo, certo. Ecco, quest'anno per il secondo anno consecutivo noi ci troviamo a votare per il comitato con il sistema australiano e quindi con le preferenze ponderate. Se questo sistema australiano è un sistema con candidature individuali, quindi sulla carta il più democratico possibile, in realtà vediamo che per come funziona il congresso radicale, per il numero di candidati e di eletti, si rileva essere un sistema distorto. Questo io, dopo averlo osteggiato al congresso precedente in questo provato, ho avuto modo di dire l'anno scorso nel mio intervento in plenaria, perché rispetto al sistema delle liste bloccate la differenza con l'australiano è che le liste ci sono ma sono occulte. Tant'è vero che io l'anno scorso ho fatto un intervento in plenaria in cui ho detto i nomi e i cognomi di tutti quelli che facevano parte della nostra lista e ho in qualche modo anche spiegato agli altri compagni come si dovevano fare le cinquine. Ecco, io credo che noi a questo congresso presenteremo una mozione che chiede il ripristino della commissione statuto per valutare quale sia il metodo migliore, partendo dal presupposto che io ritengo che bisogna ritornare alle liste non bloccate ma liste con preferenze per l'elezione del comitato, perché queste aggregazioni, che comunque non è possibile fermare che si formeranno, siano almeno chiare. La candidatura individuale può andar bene in un sistema in cui può andar bene per un'elezione online o in un sistema in cui ci siano degli strumenti per far conoscere la propria candidatura, perché in un congresso in cui tre commissioni, ospiti, interventi di direzione, gli iscritti hanno poco margine per parlare, e evidentemente porta a queste distorsioni degli apparentamenti. Bene, ringraziamo Raffo Ferraro, agevoliamo di nuovo l'inquadratura del libro e a questo punto gli auguriamo la buona prosecuzione del congresso. Grazie. E lo invitiamo ovviamente sul nostro sito di puredicale.it, dove potrà seguire tutti quanti quelli che sono stati i nostri lavori e fra qualche ora, diciamo, anche questa intervista. Grazie a voi, ciao. Ciao.